In compagnia di Daniele Di Lusso, coordinatore del progetto SPRAR di Formia. Stamattina siamo qui il post commissione servizi e ci può spiegare, dottor Di Lusso, qual è lo SPRAR, il senso dello SPRAR, come si sviluppa tale organizzazione? Allora, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono progettualità che vanno in carico agli enti locali, qui in particolare al Comune di Formia che ne è titolare, che lo ha dato in gestione al gruppo Umana Solidarietà, di cui appunto sono dipendente. Il progetto si occupa di prendere in carico richiedenti asilo e beneficiari titolari di protezione internazionale, umanitaria, sussidiaria e asilo politico, per avviare progetti individuali che cerchino di portare all'obiettivo della riconquista dell'autonomia di queste persone accolte. Per far ciò avviamo appunto progetti individualizzati che inseriscono al loro interno la formazione, professionale, corsi di lingua e cultura italiana e che poi terminino possibilmente con un tirocinio formativo che possa portare a un inserimento socio-economico. Ci occupiamo appunto di sensibilizzazione con le aziende, di sensibilizzazione con le agenzie, i proprietari di casa, la popolazione nei confronti di titolari di protezione, beneficiari dei nostri progetti, per cercare appunto di avere l'apertura del territorio e la loro integrazione su questo territorio che considerano la loro nuova casa. E come sta rispondendo il Comune di Formia o comunque il territorio Formia e sicuramente quello circostante? Il territorio sta rispondendo abbastanza bene, non si rilevano particolari criticità al momento, la collaborazione con il Comune è ottima, abbiamo un rapporto proficuo che va anche oltre, insomma, le possibilità progettuali del progetto, facciamo consulenze anche per quanto riguarda alcune tematiche sociali che appunto non comportano particolarmente l'operatività del progetto SPRAR, cerchiamo appunto di dare il massimo, di fare il massimo per quello che è il nostro lavoro, il nostro mandato progettuale. E come cercate di superare a volte ancora l'indifferenza o anche una diffidenza data dalla scarsa conoscenza dei cittadini? Parlandone, non smettendone di parlare, spiegando, entrando nei dettagli, nelle specificità, perché tutte le incomprensioni, le strumentalizzazioni e le idee appunto che esistono di questo sistema dal punto di vista negativo sono perché non si conosce. Bisogna entrare nelle specificità delle cose, andare in fondo e capire quello che si fa. Grazie.